Nel novembre del 2016, ad Useglio, 26 proprietari di pascoli e boschi incolti o sottoutilizzati si riunivano nell'associazione fondiaria La Chiara. L'obiettivo era quello di tornare a gestire i terreni, ma anche di migliorare l'ambiente e il paesaggio del territorio. In pochi anni, proprietari o aventi diritto, pubblici e privati, dei terreni con destinazione agricola, boschiva o pastorale, hanno impostato un lavoro che va ben al di là del semplice contenimento del bosco di invasione e della gestione del patrimonio forestale, puntando invece sulla difesa della biodiversità e su un ampio ventaglio di attività e prodotti. Effettivamente la Chiara, che poi è il nome del torrente che bagna tutta la valle a partire dai Grandi Laghi per arrivare fino a Germagnano, la Stura di Lanzo, qui viene chiamata così per la limpidezza delle sue acque. E noi abbiamo voluto dare quel nome proprio per sottolineare questo risveglio che vogliamo dare al territorio che è abbandonato, perché i terreni ci vengono conferiti in quanto abbandonati, per riportarli ad una vivibilità concreta e possibile con i mezzi di oggi. Quindi non possiamo risvegliare l'agricoltura antica. Noi possiamo dall'agricoltura di un tempo prendere i prodotti tradizionali e vederne l'adattabilità. E così, ad esempio, le patate, non possiamo avere 100 fazzoletti da 5 metri quadri. Avremo un bel campo che possiamo lavorare per quello che è necessario con le macchine, raccogliere in modo semi-meccanizzato e offrire poi negli alberghi del territorio come prodotto a chilometro zero. Questo è già partito perché fin dai primi anni abbiamo avuto degli orti nella nostra disponibilità. Abbiamo poi dei terreni a pascolo e quindi la possibilità di rivitalizzare il pascolo intermedio. Si fermano qui nella piana dove noi abbiamo raccolto parecchi terreni e poi salgono verso gli alpeggi che, come in tutte le testate di valle piemontesi, sono comunali e quindi da sempre erano stati un po' mantenuti dai margari. In realtà poi l'associazione si è estesa anche al bosco. E in questo senso abbiamo cercato di attivare una forma di associazione di scopo tra i buscatè locali, in modo tale che quando ci sarà necessità di intervenire su superfici più grandi, perché noi le abbiamo accorpate, ecco che questi potranno intervenire andando un po' oltre quella limitata dimensione del singolo che è anche un po' un problema in queste valli. Io credo che presto si potrà anche aprire un rapporto, diciamo, diretto, quindi il cittadino potrà venire in campo a raccogliere o raccogliere con noi dei prodotti. Si è mantenuta nel tempo, noi vogliamo risvegliarla, la tradizionale mandratura dell'ape in montagna per i pascoli estivi, in particolare qua il rododendro e la flora alpina. Ormai siamo presenti un po' in tutto il territorio, laddove c'è proprietà privata, la proprietà privata assente tende a conferirci i terreni. Per quanto riguarda le piante officinali, abbiamo avviato una sperimentazione a queste quote intermedie con l'arnica e vediamo che potrebbe dare degli ottimi risultati. Da quest'anno andremo a ispezionare nuovi conferimenti che abbiamo ricevuto al di sopra dei 1500 metri per valutare l'ipotesi del GNP. Quindi si sta arricchendo via via, mano a mano che arrivano dei conferimenti. E un po' lo stesso vale per il pascolo. Quest'anno abbiamo finalmente potuto introdurre anche gli equini, perché con un margaro abbiamo accordato questa disponibilità, che hanno come caratteristica loro la frugalità, quindi si accontentano, diciamo così, di terreni poveri.